Buonasera e benvenuti a Vogliamo la Luna. Nel corso di questa puntata parleremo delle attività della cooperativa dei Buoni e Cattivi, un progetto di impresa sociale della Fondazione Domus de Luna. In modo particolare ci occuperemo di conoscere il loro pluriennale progetto Lavoro, Riscatto e Crescita ai Buoni e Cattivi. In studio qui con noi Giuditta Cavallini, anima dei Buoni e Cattivi. Ciao Giuditta e benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Senti Giuditta, come nasce l'idea di dare vita alla cooperativa dei Buoni e Cattivi? Abbiamo detto che tu sei proprio l'anima, no? Nasce con te il progetto. Sì, il progetto nasce con me, ci sono dalle origini, dalla progettazione, da quando ancora era un'idea, un embrione, fino ad oggi, e spero di poterci essere ancora per tanto tempo. Nasce dall'idea che anche con i più deboli e con i più fragili si possa ottenere un grande risultato e quindi una grande professionalità e un grande lavoro. E quindi è una grande sfida di mettere in gioco chi è più fragile, chi è più debole per avere un riscatto. E quindi più di preciso a quali esigenze risponde? I Buoni e Cattivi rispondono all'esigenza di dare un lavoro e un'autonomia a persone che nel loro percorso di vita hanno avuto delle difficoltà, a chi ha sbagliato e che quindi sta pagando con delle pene alternative, però non per questo non è in grado di lavorare, di imparare e di riuscire ad avere un futuro migliore. Ragazzi e ragazze che hanno avuto dei percorsi in comunità, sono stati segnalati dal tribunale, dai servizi sociali, sono stati tolti dalle proprie famiglie di origine per avere, diciamo, un futuro diverso, e nel momento in cui i ragazzi sono pronti per avere un futuro, per avere un lavoro, noi li accogliamo, glielo insegniamo e se il percorso va bene rimangono con noi. Abbiamo ragazzi con disabilità, perché anche per i ragazzi con disabilità ci sono tutte le opportunità di lavoro all'interno della nostra cooperativa, donne con bambini piccoli che hanno bisogno di un lavoro e quindi di un riscatto per sé e per i propri figli. Insomma, siamo un gruppo molto molto eterogeneo, con ragazzi che provengono da percorsi di vita completamente diversi, ma che messi insieme, presi per mano, riescono a ottenere grandissimi risultati. Al momento la cooperativa quante realtà comprende? Perché è bella vasta, no? Sì, abbiamo iniziato con la locanda, che è un ristorante con camere e due appartamenti che si trovano a Cagliari. Dopo qualche anno di attività ci siamo resi conto che chi lavorava, chi era pronto per avere nuovi sbocchi, poteva diventare tutor responsabile all'interno di un'altra realtà, e quindi abbiamo deciso di cogliere l'opportunità di prendere in gestione il bar, ristorante e pizzeria del tennis club di Monte Urpino. Abbiamo quindi nel 2018 aperto il circolo dei Buoni e Cattivi. E sempre per gli stessi motivi e per le stesse esigenze, nel 2021 abbiamo aperto un punto ristoro all'interno dell'oasi del WWF di Monte Arcosu, dove la Fondazione Domus de Luna gestisce l'oasi insieme al WWF, e noi gestiamo il piccolo punto ristoro che attualmente serve, diciamo, i visitatori il sabato e nel fine settimana. Possiamo dire che le realtà sono sicuramente super apprezzate, no, dalla vasta clientela, però è doveroso anche dire che sono pluripremiate dagli esperti di settore, è così? Sì, la nostra attività nasce con il contributo di chef bravi. La locanda nasce con l'aiuto di Roberto Pezza e il circolo nasce invece con l'aiuto di Luigi Pomata, che ci hanno appunto aiutato a impostare e avviare le attività e a fare in modo che i nostri ristoranti
cerchino il massimo della qualità con diciamo, i prodotti e i piatti di qualità. Dal primo anno siamo stati premiati, riconosciuti nelle principali guide. Diciamo che quello che più ci ha riempito di orgoglio è stato il premio del Gambero Rosso dopo un anno di attività che ci ha fatto veramente capire che questo progetto si poteva fare e i risultati si potevano ottenere. Siamo comunque nelle principali guide enogastronomiche nazionali e questo ci riempie d'orgoglio. Da dove provengono i prodotti che utilizzate, no? nelle cucine? Cerchiamo di utilizzare solo prodotti locali di stagione e possibilmente biologici, ma se non sono biologici devono essere coltivati secondo i valori che noi sposiamo e vogliamo, prodotti di qualità, materie prime da allevamenti sostenibili, insomma da noi non si trova l'ananas, da noi non si trovano la frutta e la verdura fuori stagione, la nostra pizza alle verdure d'inverno non ha melanzane, peperoni e zucchine, ma solo ortaggi. Il prodotto a chilometro zero, esatto. Insomma. Senti Giuditta, chiaramente sappiamo che siete supportati dalla Fondazione di Sardegna, ecco il loro contributo che cosa vi permette di fare? La Fondazione di Sardegna supporta la Fondazione di Musti Luna e nello specifico i Buoni e Cattivi dal primo anno di attività. Ogni anno ci sostengono con un pezzettino di progetto. Ci hanno aiutato nell'avvio ad acquistare attrezzature e materiali, ci hanno aiutato a poter garantire delle borse lavoro negli anni a tirocinanti ragazzi che sono entrati e a cui abbiamo potuto pagare uno stipendio e ci continuano ad aiutare laddove abbiamo necessità di fare nuovi investimenti che il fatturato e i ricavi della cooperativa non riescono a pagare. La Fondazione di Sardegna è stato un tassello importantissimo per il nostro sviluppo. Un aiuto considerevole, insomma, quello che vi dà. Senti Giuditta, tu hai già un po' accennato, però io vorrei che approfondissi quella che è la provenienza dei partecipanti al progetto, chi sono, da quali realtà provengono questi ragazzi. Tutti i ragazzi che noi inseriamo arrivano da segnalazioni diverse. Abbiamo ragazzi che vengono dal circuito penale e quindi ci vengono segnalate dal CGM o dall'UEPE per diciamo, inserimenti all'interno di misure penali oppure al termine delle misure penali. Abbiamo ragazzi che vengono dai servizi, che ci vengono segnalati dai servizi sociali, che sono ospiti di comunità o che comunque si trovano in situazioni di grande disagio. Collaboriamo con diverse associazioni che si occupano di disabilità e quindi lavoriamo insieme a loro per poter dare un'opportunità ai ragazzi con disabilità. Allora, sappiamo che dopo l'esperienza in comunità affrontare il mondo del lavoro sicuramente non è una passeggiata per nessuno. Ecco, vorrei capire in che modo voi cercate di semplificarlo o quantomeno di renderlo, diciamo, meno duro. Noi cerchiamo di essere una guida, laddove ci sono degli errori cerchiamo di non punirli ma di far sì che le persone comprendano come ci si deve comportare e come non ci si deve comportare. Probabilmente siamo all'interno di una realtà un po' protetta in cui chi sbaglia non viene punito, ma chi sbaglia ha una, due, tre possibilità di rimediare al proprio errore. Per cui è un accompagnamento al lavoro e alla crescita e al raggiungimento di un senso di responsabilità nei confronti del lavoro che in altri contesti probabilmente non ci sarebbe. Noi cerchiamo anche di motivare i ragazzi dandogli probabilmente più responsabilità di quella che un ragazzo 19, 20, 21 anni potrebbe avere in un contesto lavorativo, però riteniamo che sia il modo giusto anche per
per poter crescere, perché è inutile stare sempre nelle retrovie, ma mettendosi in gioco e sporcandosi le mani e sbagliando e correggendo i propri errori è il modo in cui si possono ottenere risultati. È quello il modo giusto, tu dici, per affrontare la vita, che poi non è una passeggiata per nessuno, quindi comunque sia create gli anticorpi, mi sembra di capire, o è quello che desiderate fare? Sì. Tenendo sempre presente che io e i tutor, i colleghi che hanno delle responsabilità, siamo sempre presenti, siamo sempre vicini e siamo pronti a intervenire nei momenti di difficoltà. Ecco, io vorrei capire, a tuo avviso, di quali cose, di quali aspetti i ragazzi hanno maggiormente bisogno e quando, insomma, tu te ne occupi in prima persona, quindi lo chiedo proprio alla persona giusta. Parlo sia di aspetti materiali che di aspetti psicologici, che sicuramente non sono secondari. Io penso che l'unica cosa di cui c'è bisogno è accoglienza. È importante accogliere le diversità che ogni persona che entra porta, capirle e accettarle. Nell'accettazione del carattere e delle diversità di ciascuno c'è la comprensione e quindi anche il poter mettere a proprio agio l'altra persona, che quindi riesce a lavorare, a crescere, a imparare e a trovare motivazione e un senso di realizzazione che gli permette di continuare ad andare avanti. Il nostro, ho sempre pensato che fosse un po' un circuito che si autoalimenta e nasce dal fatto che nel momento in cui un ragazzo entra, noi lo vediamo, lo accettiamo, lo accogliamo e gli diamo attenzione per poter crescere, aumenta la motivazione e quindi la crescita si sviluppa. Interrompiamo per un minuto di pubblicità, torniamo subito dopo. Eccoci di nuovo in studio, siamo in compagnia di Giuditta Cavallini, anima della cooperativa dei Buoni e Cattivi. Giuditta, abbiamo accennato alla presenza di donne con bambini all'interno della cooperativa, del progetto Buoni e Cattivi, ma anche alla presenza di donne vittime di violenza. Ci vuoi dire qualcosa in merito? Sì, le ragazze sono state sempre parte del nostro progetto. Da subito abbiamo capito che avrebbero potuto avere un loro spazio nelle camere e principalmente le ragazze si occupano di... sono le cameriere ai piani e preparano le colazioni e l'accoglienza per i clienti delle camere. Con le ragazze il percorso non è sempre facile perché la gestione di bambini piccoli è complicata di per sé, però sono un bel gruppo che si danno una mano. Negli anni è capitato spesso che si aiutassero a vicenda e trovassero insieme le soluzioni per la gestione dei bambini nei momenti di difficoltà, per cui siamo riusciti in questo modo anche a colmare le difficoltà e soprattutto a dare l'opportunità alle ragazze di avere un appartamento proprio e di poter riprendere la propria vita con i propri bambini in autonomia. Bambini a parte, si creano comunque fra i partecipanti situazioni di conflitto comunque difficili? Il conflitto è all'ordine del giorno, okay. Il conflitto c'è in qualsiasi ambiente di lavoro, purtroppo, perché come dico sempre ai ragazzi, i colleghi non si scelgono, ci si ritrova con persone che sono diverse, con caratteri diversi e quindi il conflitto c'è, si crea e le incomprensioni sono tante. Però noi abbiamo sempre voluto e abbiamo necessità quotidianamente di risolvere i conflitti, di far confrontare le persone, di capire quali sono le situazioni che hanno scatenato il conflitto e i punti di vista di ciascuno di loro, perché ognuno di noi deve poter imparare a capire quali sono le difficoltà dell'altro e immedesimarsi nelle difficoltà dell'altro per evitare che certe situazioni non si presentino più.
Allora, vorrei tornare alle pietanze, perché sicuramente anche a casa si staranno chiedendo, data l'ora, poi, no? Che cosa c'è nel menù, lo possiamo dire, no? Allora, il nostro è un menù che cambia periodicamente, soprattutto che segue il corso delle stagioni, per cui almeno ogni cambio di stagione abbiamo un cambio di menù. Facciamo la pasta fresca fatta in casa, il pane lo facciamo noi con il lievito madre che ogni giorno i ragazzi curano e utilizzano. I dolci sono fatti da noi, non usiamo nessun tipo di preparato. Abbiamo un menù che è abbastanza corto, sia alla locanda che al circolo, perché ci piace avere poche pietanze, ma sempre fresche e con una realizzazione che è giornaliera e curata. Abbiamo sempre pietanze di mare, di terra e vegetariane e cerchiamo di accontentare il più possibile tutte le esigenze, quindi andando incontro anche alle intolleranze alimentari, senza glutine, senza lattosio, e stiamo imparando a cucinare anche per i vegetariani e vegani. Senti Giuditta, tu hai nominato prima delle autorità in materia, no? Chef Pezza, Pomata, ok? Parlaci un attimo, che impronta hanno lasciato questi grandi chef all'interno del vostro ristorante? L'impronta è stata fondamentale, perché ci hanno fatto capire, soprattutto Roberto Pezza all'inizio nel 2011, ci ha fatto capire che noi dovevamo puntare alla massima qualità e che non solo nell'utilizzo delle materie e nella realizzazione dei piatti, ma anche soprattutto per la formazione delle persone, perché puntando alla qualità massima possiamo garantire una formazione di buon livello e quindi dare degli strumenti e degli elementi in mano ai ragazzi che possano poi spendersi altrove senza problemi. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di due partecipanti al progetto. Ora pregherei la regia di mandare il servizio. La mia vita sicuramente è cambiata in meglio, nel senso che adesso ho avuto la possibilità tramite la Domus de Luna di imparare un mestiere. Sto imparando tutt'oggi. Rispetto al passato, che non vedevo futuro, con questa fondazione, diciamo, vedo un futuro anche bello. Nel senso che penso di essere diventato più maturo, più responsabile, più determinato e soprattutto più deciso sul futuro, per quello che posso e voglio avere. La salita è ancora alta, però penso di arrivare in cima e di realizzare tutti i miei sogni. Io ho cominciato a lavorare alla Fondazione Domus de Luna, nel ristorante Buoni e Cattivi, in via Vittoria a Veneto, come lavapiatti. Poi con l'andare degli anni sono cresciuto e sono passato alla cucina. Io mi occupo di dolci, antipasti e di fare le preparazioni. Dentro la cucina c'è da fare un sacco di robe, non solo cucinare o impiattare le robe, ma bensì anche occuparsi di ordini, di fatture, di queste robe qui. La mia giornata comincia alle 9 del mattino, arrivo in locanda, mi cambio, entro in cucina, leggo una lista di robe che ci sono da fare e in base ai turni e al personale che c'è ci organizziamo sulla linea che c'è da fare. Dopodiché a mezzogiorno abbiamo tutti una piccola pausa e all'1:30 cominciamo il servizio col pranzo. Intorno alle 15:30, 16 massimo finiamo e poi aspetto l'indomani per tornare a lavorare. Per il mio futuro desidero soprattutto, innanzitutto, pace e tranquillità, ma soprattutto mi auguro di diventare uno chef, perché è quello che miro a essere in futuro. La mia vita è cambiata sicuramente in maniera positiva, perché lavorare mi ha permesso di avere una maggiore autonomia, di essere anche a maggior ragione più responsabile con le mie spese economiche. Mi ha spiegato come si vive da solo, come si affronta la vita vivendo da solo, e anche come arrivare a fine mese, che sono cose che non ti spiega nessuno ma che si imparano da sole. Io faccio l'aiuto cameriere, e capita che faccio anche il cameriere perché mi occupo della sala da solo. E ho cominciato affiancato da una persona,
che mi ha insegnato un mestiere, un nuovo mestiere, il mio primo mestiere, che cosa significa lavorare in ristorante e come fare le cose. E questo mi fa molto piacere anche per come adesso sto lavorando, perché sento che devo ancora imparare molte cose, però vedo che comunque ciò che ho imparato mi permette di fare il servizio in una determinata maniera. Quindi sono molto soddisfatto dei miei obiettivi raggiunti, del mio percorso, che vedo ancora che deve continuare, sento che deve continuare ancora perché c'è sempre da imparare. Però sono molto contento e sono anche fiero di me stesso. Il mio futuro spero, desidero che sia bello, che sia positivo, con pace, sempre lavorando, che sarò ancora più responsabile, sarò più maturo e soprattutto che sappia fare molte più cose che so fare adesso. Il mio obiettivo sarà quello di raggiungere la vetta, ovvero se io continuassi questo mestiere che faccio, sicuramente vorrei arrivare al massimo dove posso arrivare e magari anche cambiare mestiere e raggiungere al massimo in un altro mestiere, perché vorrei salire in vetta, sempre comunque facendo le mie fatiche, sacrificandomi, però questo sono sicuro che mi porterà anche ad essere una persona migliore. Allora Giuditta, dopo aver ascoltato le testimonianze di questi ragazzi, io intanto, va bene, auguro buona vita a te, a loro e a tutti voi. Soprattutto mi viene da fare una considerazione generale. Sicuramente quello che avete, a mio avviso, restituito a loro è la speranza, che forse in qualche caso era venuta a mancare. Sì. È un dare e avere. Probabilmente noi abbiamo restituito speranza, ma io personalmente sono estremamente orgogliosa di questo percorso e dei risultati che loro raggiungono, per cui tutte le fatiche, tutto il lavoro che ho fatto in questi anni mi è stato assolutamente ripagato dall'orgoglio che ho, che provo nel vedere i risultati raggiunti. E ne hai ben donde. Grazie a Giuditta Cavallini per essere stata con noi, grazie per averci seguito da casa. Vi auguro un buon proseguimento di serata e arrivederci.